Ciao bellezze, eccomi tornata in un nuovo video. Oggi voglio provare in diretta con voi per la prima volta questa maschera. Mi è arrivata da un sito coreano, vi lascio il link del sito e il link diretto a questa maschera qui sotto nell'info box, se volete curiosare, se volete scoprire i prezzi. È un po' cara, sinceramente. Adesso a me me ne sono arrivate tre, quindi tre maschere uguali a questa, cioè altre due oltre a questa, ok? Però in realtà sul sito vendono un pacchetto da 10 maschere e, se non ricordo male, costano 58 dollari, che sinceramente 58 dollari per 10 maschere è un po' tantino. Sinceramente, questa non è una maschera qualunque, non ci sono i soliti ingredienti che solitamente, insomma, vengono proposte nelle maschere, come il collagene, come la bava di lumache, che per quanto possa essere un ingrediente strano, ormai, insomma, mi sono abituata a vederla in giro, questo tipo di maschera, oppure anche la maschera al pomodoro, la maschera all'aloe vera, insomma, tante maschere che arrivano ovviamente tutte dalla Corea. Questa è ancora più particolare, una maschera lussuosa, si può dire, perché è realizzata con oro 24 carati, come potete vedere, maschera in oro. Ok, oro 24 carati, questa è l'unica cosa che riesco a leggere sul retro della maschera, perché tutto il resto è scritto in coreano, almeno credo, e poi riesco soltanto a capire il tempo di posa perché c'è proprio scritto il numerino, quindi riesco a capire almeno quello. A quanto leggo, questa dovrebbe essere una maschera rigenerante che riduce anche i segni visibili e non dell'invecchiamento, quindi oltre a ridurre i segni visibili dovrebbe andare a ridurre anche quelli che non si vedono. Curiosissima di provarla, non ve l'ho detto, questa è della marca Ecladu, che sinceramente, Ecladu, non lo so, sinceramente non avevo mai sentito nominare. Comunque trovate, appunto, come vi dicevo prima, il link qua sotto nell'info box, e adesso la proviamo insieme. Per prima cosa devo avere il viso pulito, ci sono fortunatamente i disegnini, quindi riesco a capire quello che devo fare. Primo passaggio, avere il viso completamente pulito, quindi, visto che sono truccata perché stamattina sono andata al lavoro, vabbè, il trucco un po' si è sceso, il fondotinta un po' se n'è andato, però qualcosina è rimasto, quindi mi strucco, mi sono preparata delle salviettine, mi strucco per bene e poi vado ad applicare la maschera, che a quanto vedo è divisa in due, è una maschera intera tagliata praticamente a metà sotto il naso, quindi la parte occhi e naso è una maschera unica, mentre invece la parte sotto della bocca è una seconda maschera, diciamo un secondo pezzo. La devo poi applicare sul viso, lasciarla in posa per 15-20 minuti e poi la mia pelle dovrebbe essere rigenerata, dovrebbe, insomma, ridurre i segni dell'invecchiamento, quindi molto molto curiosa. E poi oro 24 carati, non ho mai provato una maschera così di lusso in oro 24 carati, quindi come prima cosa vado a struccarmi completamente il viso, perché comunque la devo applicare su tutta la pelle. Sono veramente curiosa di provarla, ho grandi aspettative da questa maschera, veramente non l'ho mai provata, non ho mai provato nessun prodotto in oro 24 carati, quindi, o comunque in oro, perché già un prodotto che ha all'interno dell'oro, mi è nuova questa cosa, però sapete che i coreani sono sempre avanti, no? E quindi hanno introdotto anche prodotti di bellezza con all'interno dell'oro. Allora, mi strucco per bene tutta la pelle. Ho la faccia un po' stravolta oggi, se si può notare, se si può vedere. Sono un po' stanca, devo dire, però... Allora, strucchiamoci, non mi strucco gli occhi perché tanto sugli occhi in teoria non va applicata, c'è proprio il buco degli occhi, quindi il mascara così lo lascio. Devo andare a rifarmi le unghie, me ne si è sbeccata, sì, no, così non è bello, che se ne è sbeccata una e devo assolutamente andare a rifarle. Mi sono struccata e adesso, come sempre, vado a mettere una fascia per i capelli per averli belli indietro, così non mi danno assolutamente fastidio. Quindi togliamo anche la forcina e voilà. Ok, apriamo la maschera, vediamo se riesco senza far danni. Sì, allora, aiuto. Allora, come innanzitutto è tutto appiccicoso, bagnaticcio, cerchiamo di non far danni. Ok, ok, ecco qua, si presenta
in questo modo. Quindi cerchiamo di capire un attimo come funziona, ok? Questa è la parte alta, quindi partiamo dalla parte bassa. Innanzitutto il profumo. È un profumo piacevole, però non so assolutamente descrivervi la profumazione, però è un buon profumo. È tutto viscido, è tutto appiccicoso. Aspettate, mi sta scivolando, aiuto, ok. Non ci credo, ci sembra gelatina, quasi gelatina. Comunque. Sì, però se lo metto sulla bocca poi non posso più parlare. Aspettate, ok. Che strana sensazione. Stranissima. Tutta viscida. Non so se si riesce a capire. Però sulla pelle è veramente piacevole. Faccio un po' fatica a parlare, però mannaggia, forse... No, l'ho rotta! Oh, l'ho rotta già! Vabbè, comunque. Mettiamola per bene anche sul collo. Ok, continua a cadere qua. Continua a cadere! Vabbè, me la tengo così. Adesso metto... Non riesco a parlare, nel frattempo continua a cadere. Stai su! Stai su, mannaggia te! No, non ce la posso fare, devo lasciarla così per forza. Adesso vi metto la seconda parte. Quindi, prendiamo. Cioè, sembro un mostro dopo. Allora. Oh, che fresca. Ok, qua ci sono gli occhi. Pieghiamo così sulle sopracciglia. Ok. Ok, come sono? Carina? Immagino di no. Comunque, se mi suona qualcuno alla porta e mi vede conciata così, mi prende per una pazza psicopatica veramente. Sembro una deficiente. Ecco cosa sembro, una deficiente con questi cosi sopra. Aspettate che me li piego, eh. Io con questa fantastica faccia vi saluto, aspetto una ventina di minuti, come c'è scritto qua, sì, 20 minuti, quindi noi ci vediamo più tardi e vediamo insomma com'è l'applicazione. A dopo! Rieccomi ragazze, alla fine l'ho tenuta in posa più di 20 minuti, circa una trentina di minuti. Che dire, come potete vedere adesso la maschera è quasi completamente asciutta, non è più imbevuta di prodotto, non è più viscida come all'inizio perché ovviamente il prodotto è stato assorbito dalla mia pelle. La sensazione è veramente super piacevole, mi sono rilassata tantissimo, mi sento la pelle molto più fresca, quindi adesso non vedo l'ora di toglierla e di sentire al tatto com'è la mia pelle. Quindi parto dalla seconda parte, ovvero questa più bassa delle labbra, che è stata la prima che ho applicato, e infatti... Come potete vedere, mi stanno chiamando, rispondo dopo. E infatti, come potete vedere, adesso viene via senza problemi. Ok, la prima parte l'ho tolta. Rimane comunque tutta questa maschera, ovviamente che è da buttare, ancora gelatinosa, ma adesso è completamente quasi asciutta. Tolgo anche la seconda parte, la mascherina di Arlecchino. Ok. La pelle del viso è molto, molto più morbida. La sento anche più compatta. È un po' unta, nel senso che la pelle comunque è un po' umida ancora perché ho appena tolto il prodotto, quindi magari adesso vado a risciacquarmi il viso con dell'acqua fresca. Però mi sento la pelle super super morbida, veramente molto molto morbida, e la sensazione durante l'applicazione, insomma mentre si tiene in posa la maschera, è sicuramente piacevole, come vi dicevo prima. A me piace molto dedicarmi 20 minuti, una mezz'oretta durante la settimana. Non riesco a fare la maschera quasi tutti i giorni, però la faccio sicuramente 3-4 volte a settimana, e il momento della maschera è un mio momento di relax, mi piace molto, e questa è assolutamente una maschera che mi ha rilassato tantissimo. Per quanto riguarda i segni dell'invecchiamento, come dice, insomma, come viene riportato sul cartoncino, devo ovviamente testarla più di una volta come tutte le cose, però la prima impressione è sicuramente ottima. Se volete provare questa maschera in oro 24 carati, io vi consiglio di guardare o su eBay o su Amazon. Magari c'è la possibilità di acquistare soltanto una maschera se volete provarla, perché effettivamente l'unica pecca di questo sito è che siete costrette ad acquistare il pacco da 10 e quindi alla fine la cifra diventa abbastanza consistente. Però se volete semplicemente provarne una perché siete curiose, o magari provate a
cercare su Amazon o su eBay. Io spesso acquisto su eBay quando voglio provare un prodotto coreano, anche se in realtà, adesso che ci penso, quando ho fatto l'acquisto su eBay per quanto riguarda i prodotti coreani, c'erano dei pacchettini, però non erano da 10 se non ricordo male, erano da 3-5 pezzi, quindi magari riuscite a trovare una maschera in oro 24 carati senza necessariamente prenderne 10.000 come in questo caso. Io è la maschera che approvo sinceramente, per il primo utilizzo, come vi dicevo prima, per come prima applicazione mi sono trovata bene, mi è piaciuta. Io spero che questo video vi sia piaciuto, di avervi tenuto come sempre compagnia, vi mando un mega bacione e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video, ciao!